povertà, umiltà, abiezione, disprezzo circondano il Verbo fatto carne. Ma noi, dall'oscurità in cui questo Verbo fatto carne è avvolto, comprendiamo una cosa. Udiamo una voce, intravediamo una sublime verità. Tutto questo l'hai fatto per amore, e non ci inviti che all'amore, non ci parli che di amore, non ci dai che prove di amore. Ormai il Natale è imminente e quindi ci prepariamo anche noi con questi pensieri alla venuta del bambino di Betlemme, del bambino Gesù. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, dal grembo purissimo di Maria nella grotta di Betlemme. Padre Pio in questo pensiero esorta dicendo: povertà, umiltà, abiezione, disprezzo circondano il Verbo fatto carne. Questa è una meditazione grande per noi, La povertà. Gesù si fa povero e nasce povero. Nasce in una grotta Gesù, a Betlemme. Betlemme vuol dire casa del pane, e nella casa del pane nasce il pane della vita, il pane che si fa mangiare da tutti. L'umiltà, l'umiltà di Dio. San Francesco diceva ai frati, quando si celebrava la messa, diceva: guardate, o frati, l'umiltà di Dio. Dio anche oggi nasce attraverso le mani del sacerdote in una gelida lastra di marmo, che è l'altare. Mentre lui è stato partorito dalla Vergine Maria in una gelida grotta, continua a nascere attraverso le mani del sacerdote durante la celebrazione della messa in una gelida lastra di marmo. Padre Pio quante volte avrà visto nell'ostia, quell'estasi, il bambino Gesù. Il bambino Gesù. Il disprezzo, l'abiezione, dice, circondano il Verbo fatto carne. Se Gesù è nato povero, se Gesù è nato in una grotta, Gesù continua a nascere dentro di noi. E allora noi dobbiamo evitare che nasca in una grotta, che nasca nella freddezza, nell'indifferenza, come è stato lì a Betlemme. Facciamolo nascere nella nostra grotta, questo bambino. E qual è questa grotta, fratelli e sorelle? È la grotta del nostro cuore. Padre Pio ha accolto Gesù nella grotta del suo cuore. Lo ha accolto caldamente, lo ha riscaldato. Lo ha accolto nella gioia, nell'umiltà, nella bontà, nella dolcezza. Chissà quanti quest'anno, come faranno il Natale, quanti cristiani, per molti cristiani anche, sapete, non è Natale. Oggi il Natale è diventata una festa pagana, è diventato tutto un commercio, un consumismo. Ma no, fratelli miei, riprendiamo a vivere il Natale. È la festa di Gesù bambino, è la festa della famiglia, è la festa dei bambini. Padre Pio questo lo faceva gustare. Ma voi pensate che venivano da ogni parte del mondo la notte di Natale per assistere alla sua messa? Perché gli faceva gustare quel momento del Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Fratelli miei, dice Padre Pio, tutto questo l'hai fatto per amore e non ci inviti che all'amore, non ci parli che di amore, non ci dai che prove di amore. Perché Signore, il Signore è venuto tra noi? Per amore nostro. Perché il Signore si è fatto bambino? Per amore nostro.
perché ha voluto condividere tutto con noi, eccetto una cosa, eccetto il peccato. E allora prendiamo esempio da San Pio da Pietrelcina. Amiamo il bambino di Betlemme, viviamo il Natale bene quest'anno, condividendo anche con i nostri fratelli più bisognosi, che sono i pastori della grotta di Betlemme. Condividiamo con loro anche forse qualche pasto, perché Francesco d'Assisi diceva, quando un frate gli disse: Francesco, ma se Natale capitasse di venerdì, dobbiamo fare digiuno? Francesco disse: anche se capitasse di venerdì, dice, anche i muri devono essere imbrattati di lardo, anche le bestie devono avere fieno in abbondanza, perché è nato il Figlio di Dio. E San Pio, vero figlio di Francesco, ha voluto dare questi consigli ai suoi figli spirituali. Prepariamoci bene al Santo Natale. Pace e bene a tutti.